Bentornati amici, siamo qui oggi per parlare di un nuovo shooting. Vi porto sul set di un servizio fotografico per un'azienda che produce di nuovo meccanica di precisione. Come vado a illustrarvi, lo shooting è stato articolato in due fasi. Durante la prima fase abbiamo realizzato semplicemente delle foto still life dei prodotti. I prodotti erano veramente tanti e per via di una loro peculiarità abbiamo dovuto allestire un set direttamente presso la sede del cliente. Infatti questi pezzi presentano una matrice unica con delle personalizzazioni. Queste personalizzazioni sono state realizzate apposta per noi durante lo shooting dal personale qualificato. Per questo motivo non è stato possibile farci mandare i pezzi da fotografare in studio. Abbiamo preferito essere noi a recarci presso il cliente e allestire una soluzione provvisoria per realizzare tutte le foto. In questo modo abbiamo potuto posizionare il nostro set, le nostre luci, i nostri cavalletti, fare le riprese di tutti i materiali sotto l'attenta supervisione del personale ed essere così sicuri che alla nostra fotografia numero 1 corrispondesse effettivamente un dato pezzo, alla fotografia numero 2 corrispondesse effettivamente un secondo pezzo e così via. Facendo altrimenti ci saremmo trovati di fronte all'imbarazzo di dover chiedere al cliente di nominarci ogni singolo pezzo, cosa che per fortuna non è stata necessaria. Vi parlo di questo shooting nonostante all'apparenza non abbia nulla di particolare per un motivo, ovvero molti di questi pezzi, essendo prodotto di meccanica di precisione, devono essere presentati al meglio. Tuttavia, noi sappiamo bene che quando si forgia un pezzo in metallo e plastica e quindi ci sono delle saldature, delle giunture da fare, non sempre il risultato è liscio e perfetto come lo vorremmo vedere in fotografia. Ma ovviamente ci si aspetta che noi lo presentiamo come dovrebbe essere in fotografia. Per questo motivo vi faccio vedere la lavorazione che è stata eseguita sulle fotografie di questi pezzi. Le fotografie sono state ovviamente scattate a regola d'arte, tuttavia laddove il cliente ci ha fatto notare che persistevano delle imperfezioni che non erano dovute al nostro lavoro né durante l'allestimento, né durante lo scatto, né durante la post-produzione, erano semplicemente delle imperfezioni dovute alla lavorazione. Per quanto si tratti di meccanica di precisione, esistono dei punti in cui rimangono delle sbavature, per esempio nelle giunture o nelle saldature. Tutte queste imperfezioni vengono fatte sparire quanto più possibile in fase di post-produzione. Questo non per ingannare gli eventuali acquirenti, ma semplicemente per presentare al meglio un prodotto che dovrebbe essere completamente privo di imperfezioni. E infatti, per quanto riguarda il funzionamento empirico, questi pezzi sono privi di imperfezioni. Queste micro imperfezioni diciamo che vanno un pochettino a ledere quella che è l'immagine del prodotto che ci si aspetta essere assolutamente perfetto anche dal punto di vista estetico. Per questo motivo il lavoro che è stato fatto è stato molto invasivo su quasi tutti questi pezzi. Come potete vedere, i pezzi sono stati prima di tutto fotografati. Sono stati fotografati all'interno di una lightbox, quindi con delle luci a intensità variabile, con dei dimmer. I pezzi sono stati posizionati tutti alla stessa distanza, quindi con la messa a fuoco manuale. Sono quindi stati fotografati assolutamente in scala, sono stati fotografati in prospettiva isometrica come da me suggerito e come approvato dal cliente. In questo modo si riesce a dare un'idea abbastanza tridimensionale di quello che sia il pezzo. I pezzi vengono fotografati sia frontalmente sia in maniera isometrica, in maniera tale da avere un'idea molto tridimensionale e molto completa di quello che è il pezzo finito. In questo modo abbiamo a disposizione tutte le soluzioni future possibili che il cliente ci potrà richiedere, perché abbiamo il pezzo fotografato su uno sfondo bianco con la sua ombra vera e il suo riflesso vero. Ma successivamente possiamo andare a scontornare il pezzo e quindi metterlo su uno sfondo bianco 100%. In particolare al cliente interessava molto questa seconda opzione. Quindi io personalmente ho lavorato lo stesso in questo modo, in maniera tale da avere le immagini con riflesso naturale, perché togliere un riflesso scontornando il prodotto è più facile che creare un riflesso finto. I prodotti vengono quindi necessariamente scontornati tutti a mano uno per uno, in tutte le loro versioni, in tutte le loro angolazioni. Successivamente viene fatto un lavoro di fotoritocco su tutti i pezzi. Come potete vedere, vengono cancellati gli eventuali difetti, tutte le imperfezioni vengono limate, i prodotti vengono presentati assolutamente al loro meglio. Una fase successiva consiste nella rimozione della serigrafia che era stampata su tutti i pezzi e nell'applicazione di un'etichetta che mi viene fornita in formato PDF. Questo perché? Perché la serigrafia
ovviamente presenta dei difetti. Essendo un'impressione che viene fatta a laser su metallo o su plastica, oppure a vernice su metallo e su plastica, presenta le imperfezioni della texture della plastica e del metallo. Per questo motivo non è preciso e perfetto come il cliente lo desiderava. Per questo motivo viene applicata un'etichetta PDF, quindi sostanzialmente vettoriale, che quindi è assolutamente priva di difetti, viene applicata in sovraimpressione e viene ovviamente messa in prospettiva in maniera tale che la prospettiva isometrica della fotografia venga rispettata. In questa maniera abbiamo la massima leggibilità su tutti i pezzi e in tutte le angolazioni. Un'altra cosa che viene fortemente richiesta dal cliente è l'eliminazione delle imperfezioni e delle ossidazioni nelle parti metalliche. Per questo motivo molte delle parti metalliche, in particolare i diodi che fuoriescono dalla maggior parte dei pezzi, vengono sostituiti da una texture di metallo che viene applicata in ricostruzione della texture originale danneggiata. Ovviamente questo lavoro viene fatto sostanzialmente su tutti i pezzi, perché altrimenti si noterebbe una differenza di materiali che invece non ci deve essere, in quanto quelle parti devono essere dello stesso materiale su tutti quanti i pezzi. Ovviamente l'intero shooting viene consegnato in formato JPEG. Nel momento in cui io consegno un lavoro di questo tipo, dal momento che ho scontornato a mano tutti i pezzi, consegno le immagini con il tracciato di ritaglio. Io regalo il mio tracciato di ritaglio al cliente in questo caso, perché glielo fornisco insieme. Nel momento in cui io ho già fatto un tracciato di ritaglio, lo salvo, lo imprimo nel JPEG e quindi consegno un JPEG con tracciato. In questo modo, se il cliente dovesse, e in questo caso voleva, avere la possibilità di avere le immagini svolazzanti, quindi senza sfondo, né bianco né di nessun altro colore, ha la possibilità di farlo semplicemente attivando il tracciato di ritaglio e salvandosi così una versione della fotografia senza lo sfondo bianco. Può salvarsi una PNG, oppure può salvarsi un file di Photoshop nativo o un TIFF o qualunque altro tipo di file supporti la trasparenza. Questo è molto utile ed è un plus per il cliente, perché laddove io non facessi questo lavoro e il cliente volesse la fotografia senza sfondo, potrebbe essere necessario un nuovo intervento da parte del cliente o da parte mia, quindi un nuovo intervento di scontorno. Avendolo io già fatto questo lavoro, non ho nessuna intenzione di rifarlo e preferisco quindi offrire al cliente una possibilità in più regalandogli il mio tracciato di ritaglio. Questo per quanto riguarda la prima parte dello shooting, che serve, come avrete sicuramente capito, per un catalogo web che andrà a completare il sito del cliente, che è già online. Quindi i prodotti vengono scattati in maniera migliore rispetto a quanto fatto in precedenza e andranno quindi a sostituire i prodotti già presenti sul sito, oppure andranno a integrare con delle nuove sezioni nel caso di prodotti nuovi in precedenza assenti sul sito. La seconda parte dello shooting, che sicuramente è stata quella un po' più divertente, riguarda la fotografia industriale. Abbiamo infatti fatto un giro all'interno dell'impianto di produzione del nostro cliente. Questa è la parte che personalmente a me piace sempre di più, perché qui non si tratta più di mettersi su cavalletto e fotografare una serie di pezzi tutti uguali. Fra l'altro, per fotografare questi pezzi non sto neanche a ripetervelo tutte le volte, però ovviamente è stato usato un cavalletto, ovviamente è stato usato un comando remoto per non avere sobbalzi e per non avere cambi di inquadratura. L'inquadratura è sempre la stessa per tutti i pezzi, quindi cavalletto, telecomando, messa a fuoco automatica, non è il massimo della vita, nel senso che diventa un lavoro abbastanza meccanico. Per quanto riguarda invece il reportage di fotografia industriale, ci si diverte un pochino di più, nel senso che si va in giro per lo stabilimento con ovviamente personale qualificato che ci spieghi quali sono i rischi, perché io non conosco tutti i rischi di un impianto di produzione, quindi tutte le volte io sto attento, però non so fino a che punto mi posso spingere, quindi avere qualcuno che mi dica non mettere la testa lì dentro perché poi passa un'attrezzatura che ti può tranciare via la testa è importante. Io magari non lo so, mi infilo dentro per fare una foto, non lo faccio perché comunque ormai ho capito che non lo devo fare, però se succede e io sono stato lasciato da solo è colpa dell'azienda, cioè colpa mia perché ho infilato la testa in un macchinario che non conoscevo, però ci va di mezzo anche l'azienda, quindi è importante che ci sia qualcuno che ci segue, anche perché non tutto è da fotografare. Capita spessissimo che alcune cose ci si senta dire questo non lo fotografare perché è un macchinario vecchio, oppure questo non lo fotografare perché è un macchinario nuovo e non vogliamo che i nostri competitor lo vedano, questo non lo fotografare perché non è a posto, perché ha qualcosa che non funziona, perché è rotto, perché è in manutenzione. Quindi è anche importante seguire le indicazioni di chi ci ha commissionato lo shooting, perché noi non conosciamo la sua azienda e le cose che stanno succedendo al suo interno, mentre loro le conoscono molto bene, quindi ci sanno anche indicare. Evitiamo magari di perdere tempo fotografando qualcosa che non è richiesto, concentriamoci invece su quello che è il core business del nostro cliente. Quindi se ha una macchina in particolare su cui vuole mettere l'accento, ci concentriamo su quella macchina e su quel settore produttivo. Per esempio, all'interno di un'azienda normalmente è consentito utilizzare il flash, quindi questo non è un grosso problema. All'interno di questi impianti di produzione
produzione non c'è tantissima luce, la maggior parte delle volte è auspicabile utilizzare quantomeno un flash a slitta. Io normalmente uso un normalissimo speed light, tutt'al più utilizzo un riflettore per far rimbalzare la luce, perché i soffitti di solito sono molto alti e spesso non sono nemmeno bianchi. Quindi, come ben sapete, se abbiamo un soffitto basso e bianco possiamo far rimbalzare la luce sul soffitto, ce la diffonde e crea una bellissima luce soffusa. Se il soffitto è troppo alto non lo possiamo fare. Per questo motivo io di solito mi porto un riflettore piccolo, 30 cm di diametro, 50 cm di diametro, qualcosa del genere, in maniera tale che posso scattare con una mano, tenere il mio riflettore con l'altra e fare un rimbalzo per illuminare la scena che sto fotografando. Questo è molto utile, mi consente di tenere gli ISO più bassi. In questa maniera consegno al mio cliente delle foto con una qualità maggiore, con una minore caduta qualitativa. Inoltre mi consente anche di andare a perdere un pochino quello che è lo sfondo, perché spesso e volentieri, se io mi sto concentrando su un dettaglio, metto anche la luce su quel dettaglio, illumino quel dettaglio, in questa maniera quel dettaglio sarà ben illuminato, la luce non arriverà con la stessa intensità sul mio soggetto e sullo sfondo che magari è più lontano. La regola della legge dell'inverso del quadrato mi dice che se io faccio rimbalzare la luce dal mio riflettore su un oggetto vicino a me, lo sfondo non ne avrà quasi di luce, perché non arriva, per cui il mio soggetto sarà illuminato, lo sfondo sarà più scuro. Questo ovviamente mi aiuta, perché in questa maniera riesco a staccare il soggetto dallo sfondo. Normalmente gli sfondi non sono belli all'interno di un impianto di produzione, perché dobbiamo immaginarci, in un impianto di produzione c'è gente che lavora, ci sono materiali che vengono tagliati, bruciati, c'è scarto di materiale, c'è sporco, c'è pulviscolo, c'è inquinamento di tutti i tipi. Quindi anche negli impianti più sofisticati, dove c'è comunque ricircolo d'aria, dove magari si tengono su delle mascherine fatte apposta per non respirare polveri o cose del genere, comunque dobbiamo immaginarci che è un ambiente che non è pulito per via dei procedimenti che vengono svolti al suo interno. Quindi non è quasi mai una buona idea riprendere per intero quell'ambiente, è meglio concentrarsi su dei dettagli. In questa maniera si riesce a far vedere un dettaglio di quella che è la produzione, eliminando tutta una parte che il nostro cliente sicuramente non vorrà far vedere, perché nessuno vuole far vedere gli scarti di produzione piuttosto che delle aree non pulite, ma non perché ci sia scarsa igiene, non pulite perché ci sono dei procedimenti in corso, quindi rimangono, si accumulano delle sostanze di scarto, dei sedimenti e altre cose che sicuramente non giovano alle nostre foto. E noi comunque stiamo facendo un servizio fotografico volto a far vedere quella che è la bellezza della produzione, la bontà del prodotto del nostro cliente, non i suoi prodotti di scarto. Quindi questa cosa del flash ci aiuta anche a fare questo, così come ci aiuta sicuramente avere delle ottiche veloci, perché avere delle ottiche veloci, quindi con una buona apertura, ci consente di sfocare maggiormente lo sfondo, quindi abbiamo il doppio vantaggio. Abbiamo potenzialmente più luce nelle nostre immagini perché abbiamo un'apertura maggiore, riusciamo a sfocare maggiormente lo sfondo e quindi se c'è qualcosa sullo sfondo che non vogliamo vedere, riusciamo a sfocarlo di più. Nel risultato finale non si percepisce più quello sporco di fondo perché è sfocato e quindi diventa una texture e non si capisce più che cos'è. Questo ci aiuta tantissimo. Durante la stessa giornata ci azzardiamo anche a proporre al cliente di realizzare una sorta di mini video di quelli che sono i processi produttivi all'interno della sua azienda. Questo mini video io lo metterò alla fine di questo video e quindi potrete andarvelo a vedere per intero. Il video ovviamente mostra le fasi salienti di quelli che sono i processi produttivi, per cui c'è l'avvolgimento di queste bobine e alcuni dei processi di saldatura. Sono dei processi molto interessanti, io vi assicuro che sono ipnotici da vedere, sono molto belli perché abbiamo questi macchinari che sono sostanzialmente dei robot, fanno quasi tutto in automatico, ci sono degli operatori che compiono delle operazioni a mano, non siamo stati a riprendere gli operatori per tutta una questione di innanzitutto privacy e diritti di utilizzo delle immagini e anche perché alcuni degli operatori avevano dei tatuaggi e la direzione ci ha fatto capire che i tatuaggi non erano ben visti in un filmato di presentazione di questo tipo, cosa su cui personalmente mi sento anche di concordare. Per questo motivo non vedremo granché degli operatori durante questo video, ma vedremo solamente le macchine che lavorano, quindi le fasi dei processi di produzione che sono al 90% automatizzati. Ci sono degli operatori che si occupano di far partire le macchine e di spegnerle alla fine del turno e si occupano di controllare che stia andando tutto per il verso giusto e intervengono laddove ci sia un malfunzionamento o un pezzo difettoso che viene quindi rimosso. Per il resto la maggior parte dei processi sono automatizzati, questo consente all'azienda di produrre molto di più perché le macchine producono di più delle persone e con un grado di precisione e di affidabilità molto maggiore. Sono dei processi, come vi dicevo, molto ipnotici, assolutamente accattivanti da vedere a mio parere.
Queste riprese sono state realizzate a 60 frame al secondo. Io normalmente non giro a 60 frame al secondo perché non mi piace, nel senso che abbiamo un filmato che pesa tantissimo, perché 60 frame al secondo sono tanti, sono più del necessario, quindi abbiamo un filmato che pesa tanto, quindi è più difficile da girare perché ci serve più spazio nella memory card, è più difficile da processare perché il computer fa più fatica a lavorarlo. Inoltre si perde l'effetto cinematografico, il cinema tradizionalmente lavora a 24 frame al secondo, mentre la nostra televisione lavora a 25, negli Stati Uniti lavorano a 30 frame al secondo, ma per quanto riguarda il cinema c'è questa convenzione dei 24 frame al secondo che io tendo a rispettare per almeno due ottime ragioni. La prima è che, come vi dicevo, ho un filmato più leggero, quindi banalmente se non devo fare slow motion trovo inutile lavorare a 60 frame al secondo, lo uso 60 frame al secondo solo se so che devo fare lo slow motion. Se devo fare uno slow motion estremo posso usarne anche 120, però sono filmati comunque che pesano di più, quindi se so già che non dovrò fare uno slow motion preferisco lavorare direttamente a 24, che poi è il formato con cui uscirò, perché io quando processo i miei video esco a 24 frame al secondo. Il video che state guardando adesso viene girato direttamente a 24 frame al secondo. Non perde niente, nel senso che non è un video di sport con dei movimenti rapidi. Viceversa, durante queste riprese di reportage industriale stavamo proprio guardando dei movimenti rapidi, perché questi macchinari si muovono molto in fretta e si muovono alla velocità che vogliono loro. Non c'è la possibilità di rallentare il procedimento per fare le riprese, né tantomeno sarebbe stato auspicabile. Quando si fa un reportage industriale bisogna cercare di riprendere le cose come sono veramente, se no è falsato. Per questo motivo ho girato a 60 frame al secondo, in questo modo riusciremo a vedere dei movimenti più fluidi, perché se avessi girato a 24 frame al secondo molti movimenti dei macchinari sarebbero stati sfocati. Invece in questo modo riusciamo a seguire bene l'azione tenendo tutto abbastanza a fuoco. Questo è un piccolo plus di cui ovviamente i clienti non si rendono conto, però guardando il filmato nella sua interezza si ha l'impressione di un qualcosa di più fluido, di avere i macchinari più a fuoco. Secondo me la scelta corretta quando si fotografano oggetti in rapido movimento è quello di aumentare un pochino i frame al secondo, e attenzione, perché quando lo si fa bisogna aumentare di conseguenza anche lo shutter speed, altrimenti avremo semplicemente più frame al secondo ma non avremo un'azione più fluida. Avremo semplicemente un'azione mossa con più frame, quindi un filmato più pesante ma senza ottenere il risultato che volevamo. Un ulteriore accorgimento: dobbiamo stare molto attenti all'effetto flickering, perché quando lavoriamo a 25 frame al secondo stiamo lavorando, diciamo, in sinergia con la corrente elettrica del nostro paese. Gli americani usano 30 frame al secondo perché utilizzano 60 Hz per la corrente elettrica, a differenza dei nostri 50, quindi noi usiamo 25 frame al secondo per 50 Hz, loro utilizzano 30 frame al secondo per i loro 60 Hz. Ma cosa succede se io vado a utilizzare i loro 60 frame al secondo con i nostri 50 Hz? Succede che abbiamo quel fastidiosissimo effetto flickering per cui vediamo quelle righine che rovinano tutta la mia ripresa, sembra di vedere una luce lampeggiante laddove il nostro occhio invece vede una luce fissa. Per ovviare a questo problema dobbiamo lavorare sul nostro shutter speed, perché esistono delle velocità codificate che servono apposta per far sì di evitare questo fastidiosissimo effetto. Se siete interessati a questo argomento vi lascio un link in descrizione dove è presente la tabella che dovete seguire per non incorrere in questo problema e una spiegazione dettagliata delle sue motivazioni. A questo punto non mi resta che fare i soliti saluti di rito, durante i quali vi ricordo, se non l'avete già fatto, che potete iscrivervi a questo canale cliccando qui sotto. In questa maniera rimarrete aggiornati su tutti i prossimi aggiornamenti che riguarderanno sia la fotografia, sia la grafica, sia il mondo del video e anche qualcosina di 3D. Insomma, è un mercato, prendete il numero e mettetevi in fila, c'è un po' di tutto. Lasciate anche un like a questo video se avete imparato qualcosa e, signori, io vi do appuntamento alla prossima.